tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a Sharm el Sheikh e sono nel nostro resort. Sono venuta con i miei genitori perché fanno 30 anni di matrimonio, è tantissimo, e abbiamo deciso di fare questa vacanza in questo resort bellissimo. Guardate, vi anticipo qualcosa. E adesso ve lo mostro tutto, vi mostro anche la nostra stanza. Il cibo, c'è davvero tantissimo cibo, quindi guardate tutto il video, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il resort, se non siete iscritti iscrivetevi e lasciate like. Detto ciò, andiamo subito a vederlo. Qui è il posto dove mangiamo, dove c'è il pranzo, la colazione, la cena, è lì dentro con vista piscina, adoro. E ora vi faccio vedere i giardini più in là. Da questa parte c'è la nostra stanza e ora vi mostro un po' dei giardini. Hanno tutti questi alberini bellissimi, il prato non si può calpestare, non sia mai o ti uccidono tipo. E adesso, ah, poi ci sono tantissimi uccelli qui, strani. Di qua abbiamo la piscina privata che è per le persone che hanno la camera vicino alla nostra, quindi per noi. Ed è questa qui, è una piscina relax. Non posso farvela vedere da vicino perché non posso calpestare quest'erba, ma eccola qui. Quella dovrebbe essere la nostra camera, una di queste. Ora non c'è nessuno perché dovete sapere che qui a Sharm alle 5, cioè, fa già buio, infatti mi sto sbrigando a fare queste riprese. E di qua ci sono tutte queste stradine e lì giù si arriva alla piscina, che ora voglio farvela vedere proprio dall'alto, che è la piscina principale dove si vede bene tutto il resort. È veramente un resort di lusso, uno dei migliori dove sia mai stata. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, ci sono palme ovunque, bello. Sì, l'abbiamo capito. Da questa parte invece abbiamo altri ristoranti, abbiamo quello mediterraneo, l'indiano e il cinese. Noi stasera proveremo il cinese, sono troppo curiosa. Di qua, a parte che qui giù c'è la spiaggia, ma ora ve la faccio vedere. Di qua invece, eccoci qua alla piscina principale. Cioè, stupendo, non finirò mai di dirlo. È bellissimo, giudicate voi. Lì c'è uno scivolo e un altro. E ora vorrei provare ad andare lì a farvi un bel video di tutto il panorama dall'alto, che prende proprio anche la spiaggia. Siete pronti a vedere il resort dall'alto dello scivolo, da sopra? Ta-da! Guardate che meraviglia! Questa è tutta la piscina principale vista da sopra e laggiù, come vedete, c'è il mare. Stiamo andando verso la nostra camera. Iniziamo subito, questo è il corridoio e già questo è super ampio. Di qua c'è il frigo con, vabbè, il tè, le classiche cose. Qui abbiamo messo le nostre valigie. Di qua c'è la camera vera e propria, ma è bellissima, è super moderna. Il letto mi piace un sacco. Poi da quest'altra parte abbiamo l'armadio, che ora vi apro perché è immenso. Cioè, guardate che cos'è. Ora è un po' buio, qua ci sto io perché c'è uno specchio che adoro, veramente è gigante, qui ci sono gli accappatoi che ci hanno dato. E poi da quest'altra parte invece abbiamo questa scrivania con, vabbè, poltroncine e un altro specchio, io fan degli specchi. E da quest'altra parte abbiamo un'altra area che è invece con due divanetti. Qua dovrei dormirci io perché qui ci dormono i miei genitori, giustamente. E di qua abbiamo il tavolino e il pezzo forte che è la terrazza, con un altro tavolino e con questa vista. Giudicate voi. Guardate che piscina immensa. Adoro. Di qua invece entriamo nel bagno con questo specchio gigante, abbiamo capito che gli specchi sono ovunque, è veramente super ampio anche questo. Di qua abbiamo la zona doccia,
D'altronde ci hanno dato anche un sacco di campioncini. E da quest'altra parte invece abbiamo la zona con il WC. E sto appena notando che non hanno il bidet. E vai! Siamo a cena, intanto ho preso il chili con la carne messicano e adesso questo riso. Guardate, è con carne, olive e mandorle. Deve essere buonissimo. Riso giallo con ananas e noci, da provare assolutamente. Piace. È il compleanno di qualcuno e tutti i camerieri stanno cantando questa canzone, forse della loro cultura, e gli hanno portato anche la torta, che carini. Colazione con tantissima selezione di pani, come al solito gli egizi amano il pane. E da qui iniziano tutti i dolci, che non sono pochi, direi. Tiè. Wow. No, buoni questi. No, pure questi. No, vabbè, io ingrasserò tipo 23.000 kg. Ma guardate quanti diversi. Cioè, ma... No, vabbè. Cioè, ancora altri. Questo hotel comunque ha un... una quantità di cibo veramente enorme, supera tutti gli hotel dove sono stata. E poi il servizio è fantastico. Di qua inizia la colazione salata, fagioli, papà che mi indica le cose da farvi vedere. Ah, il bacon grigliato buono, le classiche salsiccette, questo che sono, oh, pomodori con sopra mozzarella, wow. E niente, ora vi cerco di far vedere tutto il resto in modo molto veloce. Oh no, papi, questi sono i donuts, sono buonissimi. Qua ci sono anche un posto dove li fanno. Buoni. Aiutatemi a scegliere cosa prendere, vi prego. Tantissima roba. Ah, qui si preparano i toast sul momento. Wow. Qua le uova. C'è veramente un'ampia, ampia scelta. Anche il couscous di prima mattina. Bene. Ah, i pancake. Buoni. Altra roba salata. Salse per i pancake. E di qua selezione di marmellate e tantissimi tipi di yogurt. E di qua sempre le cose salate. Di qua papà vuole, cioè mi sta dicendo fai vedere questo, fai vedere quello. Il video sarà solo di cibo. Guardate quanta selezione di frutta hanno. Vai papi, rilascia una dichiarazione. È troppo. E niente, non è finito, abbiamo scoperto un'altra parte. Guardate. Dici che per i vegetariani? Mamma mia, ma quanti formaggi. E qua tutti i salumi. E di qua invece creme di formaggio e verdure. Di qua c'è questo posticino in stile arabo, super carino per rilassarsi. Di solito qui c'è anche un dromedario per chi vuole salirci sopra. Qua c'è tipo un relitto di una nave. Di là un negozietto che vende tutte essenze egiziane che fanno qui. E lì giù c'è la spiaggia. Dio, che carino. Che bello. Mamma è terrorizzata. E da questa parte invece c'è la spa. Questa è la spa all'interno. Bellissima. Abbiamo appena fatto il massaggio. Qui sempre altra parte della spa. E qui dentro c'è la palestra.
questa è un'altra piscina, ve la volevo far vedere di notte. Ci si può fare il bagno notturno ed è un'atmosfera super rilassante. Siamo sulla spiaggia dell'hotel che si affaccia direttamente sul Mar Rosso, eccolo qui. L'acqua qui è super bassa, di qua invece se facciamo tutto il pontile arriviamo lì in fondo e è profondo e possiamo fare il bagno e snorkeling. Ora lo andiamo a fare. Siamo a metà, guardate che acqua e questa è la vista. Arriviamo poi giù in fondo e ci facciamo il bagno. Ciao papi! Saluta! Abbiamo trovato le stelle marine e lei è fuori. Ma è troppo bella! Bagno fatto, capelli da leone anche come al solito. E adesso siamo venuti in piscina. Guardate che meraviglia! Ora ve la faccio vedere bene. Qua c'è questo ponte che attraversa tutti i due lati della piscina e di qua c'è uno scivolo che è enorme, non so se rende dalla videocamera e arriva direttamente all'altra piscina di là. Qua è tutto pieno di ombrelloni, dall'altra parte invece c'è anche una piscina con le porte da calcio, quella là. Siamo in questo acquapark vicino all'hotel, ci sono un sacco di scivoli, guardate, anche abbastanza alti, ora li proverò tutti e ho appena fatto il giro che è collegato tutto qua fino a qui sotto la cascata. Eccoci pronti per il pranzo, vi mostro tutto, ci sta veramente tantissima roba, intanto guardate quanto pane. Cioè in Egitto il pane, tantissime varietà di pane diverse, guardate tipo queste pizzette qua, ce ne sono, cioè veramente l'imbarazzo della scelta, cioè guardate quanti. Poi andiamo di qua e abbiamo tipico cibo egiziano, questo è il pesce grigliato con la loro salsa, di qua una strana pasta. Di qua abbiamo carne con il riso, di qua la pasta che anche no, non la prenderò penso. E poi di qua abbiamo le patatine fritte che come al solito prenderò sempre. Qua abbiamo verdure varie, comunque cioè guardate è immenso, tantissimo cibo c'è. Cioè, qui ci sono tutte salse, qui altra pasta. Ah, e di qua c'è altro cibo tipico egiziano che proverò di sicuro, non so cosa sia però, boh, lo proverò. E poi di qua altro cibo ancora, questo video sarà dedicato interamente al cibo praticamente. Ah, questi Ocelbuck zucchini, che strani. E di qua tutti gli ingredienti per creare una specie di kebab tipico del posto. Queste sono tipo patate con paprika macellate. Guardate, queste sono patate con hot dog e formaggio. Stranissime. Papà me ne sta mettendo un pochino. Papà mi ha messo la roba qui, ma questi sono i piattini per posare le posate, okay. Questo era il mio piatto, mamma! Ha sbagliato, rido troppo, in modo lo metti. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere se vi è piaciuto l'hotel, se siete mai stati a Sharm e soprattutto se volete il video vlog perché stiamo facendo tantissime cose. Detto ciò, io vi saluto con questa vista magnifica dalla camera, come avete visto, e ci vediamo subito la prossima settimana, mercoledì prossimo, con il vlog di Sharm el Sheikh. Ciao!